Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Claudia e benvenuti sul mio canale. Prima di iniziare vi invito a seguirmi su Instagram, mi trovate come Creative Simmere e se vi va di supportarmi di iscrivervi al canale. Detto questo, iniziamo a giocare con la Carly Legacy. Continuiamo il video da dove ci siamo lasciati l'ultima volta, quindi con Joy qui in paese. Che sta continuando ad andare avanti con le commissioni. Dobbiamo concludere questa commissione, ma il nostro amico Raul è sempre occupato e quindi siamo qui a raccogliere gli ordini alimentari alle persone. Adesso lei è andata un attimo in bagno, però direi di parlare anche con Raimi Watson, che non l'abbiamo ancora conosciuta appena Joy ha finito. Lei la faccio prendere cura di sé. Eccolo! Eccolo qui! Vieni, vieni, amico mio! Diamogli la torta al cioccolato, guarda! Mia moglie ti ha fatto una torta al cioccolato buonissima! Vieni, vieni! Ma davvero ottima, ma proprio... Ti piace? Allora? È sublime! È questo che mi perdo non varcando mai i confini della nostra cittadina per imparare cose nuove. E dire che proprio qui a Enford on Bagley coltiviamo tutto il necessario per preparare delizie come questa. Se nessun altro lo farà, mi offrirò io a imparare simili ricette. Ok, una torta al cioccolato. Mi fa piacere che ti sia piaciuta. Però dobbiamo anche... Ah, raccogliamo l'ordine alimentare. Dimmi di cosa hai bisogno. Gli diamo anche una cioccobacca. Ah, ma tu non ce l'hai la cioccobacca, ce l'ha lei. Allora, facciamo così, Isabel, potresti venire un attimino qui? Grazie, cara. Ok, adesso puoi andartene a casa. E diamogli la cioccobacca, tieni, così puoi fare. Oh, ci hanno dato il gilet per il coniglietto. Questo è per te. Ti piace? Non dice niente, però penso di sì. E il punto croce chi è che glielo devo dare? Eccolo qua. Salve, consigliami il ricamo, il punto croce. Vediamo. Guarda, le ho fatto io un bel arcobaleno. Ti è piaciuto? E chi consegna gli alimenti che ti ha chiesto di darmi quel regalo, vero? Che gesto premuroso. È sotto la mia protezione fin da quando era giovane. Infatti, mi sa che sono parenti perché hanno lo stesso cognome, Chopra e Chopra. Ma di recente ho percepito una certa riluttanza quando ci ho parlato. Hai comunque aiutato a chiarire le cose, ti ringrazio. Puoi assicurarti che sappia che non cercherai mai di ostacolare i suoi sogni e che se la dovrà vedere con me, se continuerà ad aver paura di dirmi le cose come stanno, ma scusa, è qui, diglielo tu, no? Va bene, glielo dico io. Ah, mi sa che glielo sta dicendo, gli dice, non devi tenere le mie cose nascoste, se vuoi andartene, vattene, una cosa del genere. Comunica i sentimenti del sindaco, così sta storia tra loro due mi sa che si conclude qui. Mi interessa la tresca di lei con il tizio degli animali. Guarda, la tua zia, non so cosa, come chiamarla, sei sollevato? Vediamo cosa dice. La consapevolezza di avere il supporto del sindaco per vivere ciò che mi aspetta oltre Enford on Bagley rende i miei oziosi sogni a occhi aperti un po' meno irrealizzabili.
Terrò con me la foto che mi hai dato e forse un giorno vedrò di persona ciò che ritrae. Ma per adesso, beh, penso che andrò a divorarmi un'altra torta al cioccolato. Ok, mio caro. Quindi con lui abbiamo finito. Chiediamo a lei che cosa ha bisogno. Cioè, no, più che altro volevo chiedergli. Ecco, volevo raccogliere l'ordine alimentare. Tutte le uova vogliono. Va bene. Oh, glielo chiedi, visto che il sindaco. Oh, ci dà un omaggio, ma che carina! Forse per ringraziarci, grazie! Vediamo cosa ci ha dato. Oh, la cartolina. Sue cartoline. Dagli lunari. Abbiamo il fungo piccante! Abbiamo il fungo piccante! Non ci posso credere. Abbiamo sia il fungo piccante che il fungo adorabile. Però io questo li voglio piantare, perché sennò dopo non ce l'ho più. Allora, chiediamo a lei che cosa vuole. Chiediamogli la consegna. Ecco, non mi veniva. Raccogliamo l'ordine alimentare. Anche lei tre uova. Va bene. E dobbiamo dirlo, trasmetti gli ordini alimentari al proprietario del negozio. Allora, facciamo così. Prima andiamo a casa perché sono già le 18:14. Quindi andiamo a casa, poi gli diciamo a Isabel di preparare un po' di cibo, magari una porzione di cibo per una persona sola. E il giorno dopo andiamo dal sorvegliante. Intanto andiamo a vedere Isabel come sta. E Isabel è qui che si sta godendo una bella giornata, un bel caldo anche, che oggi fa molto caldo e sta facendo la sua sessione di yoga. E Joy invece è tornata, si sta occupando un pochino degli animali. Poi gli diciamo, guardate quante cose belle da raccogliere. Di raccogliere, queste cosa sono? Ah, le carote. Pianto anche il fungo questo piccante. Abbiamo anche un uovo, vabbè, due. Abbiamo la rosa, quella da consegnare. Abbiamo un'altra cartolina, praticamente stiamo facendo la collezione di cartoline. Va bene. Ok, dai. Poi, mia cara, vieni qua a occuparti, a spruzzare l'insetticida, a piantare, a innaffiare tutto. Allora, Isabel ha finito la sua sessione e sta andando qui al giardinetto a sistemare, a raccogliere un po' di tutto e a sistemarlo. La pianta mucca sta crescendo. Adesso tu invece hai finito? Adesso ho questo macchinario per stirpare le erbacce, così è molto più veloce. Cosa mi voglia? Comprare una macchina per il popcorn. Vabbè, lei è in bagno, quindi ripulisce qui. Anche qua ripulisce, sta andando male. E io direi di andare a nanna. Magari ti lavi i denti e dormi. Tu hai fatto tutto qui? Fammi vedere, aspetta. Sì. No, 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 ferma, ti manca qua. Poi sì, è tutto a posto. Devo far evolvere una.
Due. Altre. Direi di andare intanto a farti una doccia. Non c'è nient'altro che posso far evolvere, no. Niente, la volta prossima. Bene, io direi che Isabel va in bagno e poi dorme e noi ci vediamo domani mattina. È sabato mattina ed è anche il Festival dei Fiori, quindi devono fare giardinaggio, arrivano gli gnomi, dare dei fiori, il barbecue e tante tante cose. Quindi oggi alla fine è un giorno di festa, però se non sbaglio lei deve andare al lavoro. Anzi, mi sa che deve proprio andarci al lavoro, ma non mi dà più l'opzione che lavorare da casa, non riesco a capire perché. Quindi mi sa che molte cose le faremo una volta tornati. Tanto però possiamo accontentare lo gnomo. Allora, si va in bagno, scusami. Posso mangiare? Io mangio qualcosa che è già pronto, tipo, vabbè, il tacos va bene. E poi potrei accontentare magari un gnomo, magari lui, diamo il cubo del futuro. Lui che ci viene a svegliare il gallo qui in casa, va bene. Ah, gli è piaciuto, dai. Ottimo. E poi puliamo il capanno, va? Perché volevo portare il fiore per... devo consegnare la rosa al signor sorvegliante. Visto che oggi è anche il Festival dei Fiori, almeno... non lo so... è il giorno perfetto, no? Da parte della signora del chiosco. Come si chiama a proposito? Io mi dimentico sempre i nomi. Kim Goldblum. Ma già è vero che siamo amici con gli uccellini selvatici. A proposito, collocare una dimora per conigli o stormo per uccelli? Se non sbaglio, noi l'avevamo sbloccato avendo fatto amicizia con gli uccellini che vivevano qua vicino. Io direi di prenderlo, se non costa tanto, vediamo. Eccolo qua, stormo degli uccelli selvatici. Uno stormo di uccelli selvatici ha attraversato la foresta per fare quest'albero la propria dimora. Gli uccelli sono lieti di ricevere regali e possono ricambiarli. Sono inoltre ben felici di divorare gli insetti erbivori e di cantare prodotti agricoli abnormi come favore ai propri amici. Sono creaturine maestose ma non molto difficili da distinguere l'una dall'altra. Vediamo un po', c'è questo chiaro o questo scuro? Va bene questo chiaro, dai. E lo mettiamo qui, qua, no. Allora, per ora lo mettiamo qui, dai. Sì, dai, qui. Così. No, però poi c'è la pianta mucca, qui così. Così abbiamo fatto anche questo pezzettino. Noi siamo qui, vero? Allora, raccogliamo anche il miele. Applichiamo la terapia, raccogliamo il miele, fingiamo il legame con le api, vabbè, ci pungono. No, non voglio venire a casa tua, Sara. Dai, raccogliamo il miele che voglio andare dal tizio lì degli animali, come si chiama? Ok, andiamo. Allora, siamo qui al parco
E mi sa che dopo, quando torna Isabel, la invitiamo qui e ci facciamo un bel barbecue. Però prima, scusami, andiamo dal tizio degli animali, che dovrebbe essere da queste parti. Però volevo vedere una cosa, perché da qui, da qualche parte, ci sono. Notturno silvestre, guarda che bello qui, ma è bellissimo. Mi sa che lo troviamo di notte questo. Ah, c'è anche qui, ma che bello anche qua. Vabbè, non perdiamoci. Sì, allora, si può anche qui sotto fare il barbecue con sotto tutte queste lucine. E di qui, o di da qualche parte, non di qui, forse di qui, c'è la casa del nostro amico sorvegliante, no? Eccolo qui, trovata. Quindi veniamo qui. Scusa. Che bello col laghetto. Bello, bello. Ha preso, quindi le medicine se le prende da sola. E presentazione amichevole. Quanti coniglietti! Siamo arrivati. Adesso andiamo dal nostro amico. Dag dag. Ciao! Susie. Guarda, sono qui perché scambia le bacche. Dai. Allora, vediamo cosa pensa di noi che siamo indipendenti. Scusa, siamo qui per darti un regalo non nostro, ma da parte di un'amica. Ecco, guarda, un'amica in paese mi ha detto di darti All questa. right. Lenarga mibi, shwe bao. Hana Fabini. Yafa? Oh. Ber chima. Charm. Oh, che carino, grazie! È un bel fiore, ma mi domando se chi gestisce il negozio di alimentari si sia fatto un'idea sbagliata di noi. No! Porgi i miei saluti e oh, lascia che ti dia questi funghi affascinanti e verdeggianti da portare con te per ricambiare la sua cortesia. Posso essere un regalo o no? A te decidere. Non vorrei fare niente di inappropriato. Quindi possiamo decidere noi se sia un regalo oppure no, però. Mi sa che non gli piace molto. Ma poverina! Vabbè, questi ce li abbiamo. No, proprio frenzonata così. Io gli darei i funghi, dai. Magari, boh, magari non sia fatta. Non lo so, vediamo. Glieli darei i funghi, tanto noi ce li abbiamo. Però volevo fare amicizia con il coniglietto. Qua cosa c'è? La cioccobacca. Ciao coniglietto. Discute di cose conigliose. Regalare, scopriamo le preferenze di regalo. Che cosa ti piace? Aspetta, Abbiamo ora un sul coniglio coniglio floreale. mibi. Vabbè, dai, andiamo a casa.
Allora, sono tornata un attimo a casa perché mi stavo dimenticando che li devo preparare da mangiare, quindi cucina. Gli faccio questo qua, una porzione singola, dai. Così gliela porto alla tizia e posso concludere anche questa commissione. Questa me la Yamala. prendo. Non farmi casino perché mi sa che... No, livello 3, dai. Pensavo avesse un livello molto più basso, sono sincera. Eccoci qui. Però ti avevo detto di cambiarti. Tu invece vieni... Chi è questo tizio? Vieni da lei e porta... Allora, porta i saluti ai funghi del sin sorvegliante dei creature. Dai, poverina, già è stata frienzonata. Almeno diamogli i funghi da parte del tizio degli animali. Mi dispiace. Or a bay. Yep. In Jamae, Guarda, manzo. And Floy. ti saluta e ti Huh? dà questi. Oh. Sai Yubara. che è stata contenta? Oh. Ti sono Cute. piaciuti? Oh, sapevo che ci si può fidare di chi sorveglia le creature. Funghi, e per giunta un fungo affascinante. Posso certamente cogliere l'allusione e apprezzo senz'altro il tuo aiuto e la tua descrizione al riguardo. Ok, forse li abbiamo fatto pensare diversamente, però dai, ti diciamo che Your sono che consent, cosa vogliono Shinoi. dal Drip. negozio Yibs. e poi li consegniamo. Vogliono tutti delle uova, me ne occorrerà almeno un'altra dozzina per evadere gli ordini. Potresti andare a procurarmene tu, ma no. Vabbè, ti do la porzione di cibo. Billy Finta. Oh, Dagma. Oh. Yaba. Chimerei. Vieni, ti piace? Froom. Mi sa di sì. Ecco, quindi devo consegnare una dozzina di uova bianche al Sim, proprietario del negozio di alimentari. Forse ce l'ho a casa. Vabbè, dai. Direi che lei se la sta aspettando. Guardate che carina che la sta aspettando. Dai, forza, godiamoci la nostra giornata, che è il giorno dei fiori. Andiamo a... Ok, siamo qui, però io volevo andare qui. Allora, vieni, dai. Tu, griglia, cosa grigliamo? Patate al cartoccio, dai, patate al cartoccio. E lei fa sempre romanzia, tu vieni qui. È vero, lei vuole dare un regalo, però se non sbaglio c'ho i fiori qui. Tanto lei chiacchiera con Joy, stanno qui. Fabane, Vobi Ibsa Bibdo, Quest, Canathoi Narbol, Anche Joy mi sa che vuole Shinashaba. cucinare, vabbè. Ah, Brihe Ganet Benu, Nilzi, Blurna Paifin Skuma, Pardew Skit, Pashut, Essanoi, Camus Bantrip, Shafflet, Balafoi, Oh, yeah? Kinnegame, Clevite, Zimonisera, Smirk, Oh, Ulak, Yemful, Allora, Apomatropara. cucinato, dai. Ok, Tribal Dorf, adesso cucina te, dai. Bashushi Wesabi, Griglia. Sambi, Apalachava, Zobi Zabau, Apalachava, Il pesce fritto, Bay dai. Così ce ne Saquinario, mangiamo un po'. Vobal Sopi, Pip of the Zoo, Ni Pinaya, Perché non me lo porta qui? Steve, Old Droga, Droga,
Che cosa gli stai dicendo? Condividi lo spirito del Festival dei Fiori. Gli diamo anche il regalo, quindi una rosa, dai. Dopo aver cucinato, gli diamo la rosellina. La tua presenza è davvero divertente, mi piace stare in tua compagnia e spero che sia lo stesso anche per te. Oh, che carina. Senso di vicinanza. Ok, stiamo parlando di pulizie qui, dai. Charky Gelma. Gelbador. Yonk. Suchin. Snavy. Saponario. Brazinus. Ushwabi. Mucci. Oh, finalmente ha finito di cucinare. Zopi. Allora, vabbè, se prendete un pezzo insieme. Vediamo un po'. Joy per Isabel è profondamente legata, vicinanza per maggiori ricordi felici, vicinanza crescente per i momenti piacevoli. E Isabel per Joy profondamente legata. Ok. Oh, gli ha dato la rosellina. Con dietro la volpe. Vieni, questa è per te. Oh, che carina. No, dimmi che non gli è piaciuto. Ma dai, apprezza, no? Diamo il regalo anche noi e gli diamo il crocco, dai. I crocchi diffondono gioia e allegria. Va bene, dai, diamogli questo. Poverina, non ha apprezzato il regalo. Vieni, io ti do questo. Vediamo se le apprezza. Sì, ha apprezzato. Miss Stevie Flina. Show. Pooby Oguru, Zamonis Arrow. Recalulu Saquinario. Si può pescare. Allora, poi vai un attimo in bagno. Area della bellezza naturale. Per l'essere vicini a Cordelia Falls, Isabel è commossa dagli splendidi scorci e suoni di Cordelia Falls. Ma questo è Cordelia Falls? Ma dai, ma che belle. Discutiamo della pace del mondo, è vero, perché lei è buona. Fai il massaggio. E poi direi di andare a casa. Vieni. Oh. Guardate che bello con questa, con tutti questi fiori. Che bello con queste cascate. Vabbè, io mi perdo. Oh, cos'è qua? Io mi perdo a guardare il paesaggio. Sono molto flirtanti. Dov'è che vanno? Ah, bacia! Oh, che carina! E secondo me Isabel gli dice che secondo me sono pronte di adottare un bimbo, no? Chiediamogli se vuole dei figli. Zanahoy? Oh, Shefflet. Floy Masharnu? Ah, yo-yo.
Ah, già gli ha detto che gli andrebbe bene avere un figlio, ma anche di non averlo, insomma, quello che desidera lei per lei va benissimo. Va bene, dai ragazzi, andiamo a casa, così consumate la vostra passione perché siete super flirtanti. E siamo tornati a casa, quindi direi che possono fare fichi fichi e concludere così il Festival dei Fiori, anche se non hanno fatto giardinaggio, però penso che sia andata in modo fantastico questa giornata. Ah, qua ogni 2x3 si rompe qualcosa. È perché abbiamo tutte le cose un po' scadenti. Anzi, mi sa che infatti è caldo e asciutto. Vabbè, domani mattina, dai. Allora, è mattina. Isabel si è svegliata e ripari subito. Questo è il primo giorno d'estate. Allora, ci sono un sacco di piante che dobbiamo aprire grazie agli gnomi. E io gli gnomi di solito, siccome a me non piacciono tanto, io me le vendo. Mi faccio i soldi. Oggi è una giornata davvero buia. Ah sì, Fiocco è infelice, quindi dobbiamo prendercene cura. E lei fra 4 ore finalmente la malattia sarà a posto, ecco. Qui asciuga. Per favore riponi anche questo. Cosa c'è di non mangiare? Serviamo la colazione. Toast francese, vai. Intanto tu svegliati, mia cara. Pipì, doccia. Allora gli metto una cosa dell'immondizia qui, tipo questo qua in mezzo, così non continuano a fare sempre i viaggi. Poi per favore pulisci Fiocco, pulisci Carolina, pulisci il mangime, pulisci il capanno, pulisci il capanno. Grazie mille. Lei invece prepara la colazione. No, oh, meno male l'ha già portati via. Lei si è vestita da lavoro per andare a pulire gli animali. E anche tu ti vesti da lavoro perché, ecco qua, mamma mia quanto piove, spruzza l'insetticida, posso raccogliere i funghi, sì.
Allora, adesso puliamo il pollaio, spargiamo il mangime e raccogliamo le uova, no! Bene? Oh mio Dio, che spavento! Dai, fai fretta e vai in casa, per favore. Metti una doccia, no? Poverina. Tu, tutto bene? Sì, finisci di parlare alla pianta, va, basta. Che spavento! Vieni, vieni in casa, va. Sì, poverina. Quanto ci mette a 13 ore la schiusa? Quante uova ha ricevuto? Ah, 7. Ok. Allora, vieni un attimo qui che voglio solo controllare. Vabbè, qua abbiamo un sacco di funghi. Glieli do a lei perché i funghi, questi rossi e questi rosa, mi servono anche per fare consegnare funghi piccanti e adorabili al sim proprietario del pub. Quindi direi che ci siamo. Sono solo curiosa di aprire i sacchetti qua, vedere che cosa ci sia. Abbiamo, vabbè, il basilico, la mora ce l'ho. Apri, così, il limone, c'è tutto, fa, allora, no, cosa mi mangi? Apri, scusami, prendimi questo, grazie. E niente, ragazzi, con una gioia un po' stordita, poveretta, che mi ha fatto spaventare per quel fulmine, io concluderei qui il video. Noi ci vediamo la prossima volta, sicuramente concluderemo le due commissioni. Io vi ringrazio tantissimo di aver visto il video fino a questo punto, vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!